Buondì ragazzi e bentornati. Strategia dei nomi, quella di Giuntoli. Ogni giorno ne esce un altro. E oggi è il turno di Jordan Henderson. Ma quindi compromette Samardžić, eh? Parliamone insieme. Ciao a tutti e bentornati. Intanto come state? Ovviamente vi invito a commentare. Ditemi la vostra opinione sotto nei commenti su questo altro nome, su quest'altra operazione possibile. Per cui sono molto curioso di leggervi, perché questo nome, a mio parere, rispetto a Samardžić, rispetto ad altri, secondo me dividerà un po' di più. Io vi dico la mia, senza avere la presunzione ovviamente di avere la ragione in tasca, è solamente la mia opinione, poi potete condividerla o meno, fatemelo sapere, ripeto, sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, che siamo vicini al traguardo dei 90.000. Forza e coraggio. Insomma, partiamo subito a bomba. Notizia. La Juve sta sondando in questo momento Jordan Henderson. C'è un dialogo aperto, probabilmente il ragazzo vuole giocarsi delle chance per andare all'europeo. In questo momento lui gioca in Arabia Saudita all'Al Ittihad Club, che è detta così Ittihad. Al Ittihad. E c'è la Q finale, si legge così, e cazzacci vostri se avete un nome con un doppio senso, non lo so, vabbè. Comunque, Al Ittihad. Nome discutibile, ma cazzacci loro. Qual è il discorso? Secondo me Henderson vuole provare ad andare all'europeo. Sicuramente la vetrina Juve lo metterebbe in buona luce. Quindi ci stanno tutti i presupposti per poter, insomma, agevolare questa situazione. Come vorrebbe venire Henderson alla Juve? E come vorrebbe la Juve prendere Henderson eventualmente? Prestito a zero, ingaggio da 1,5 milioni pagato dalla Juve, basta. Al limite, opzione a giugno per rinnovarlo un altro anno. Questa è l'idea. Ora parliamo del profilo. Esclude Samardžić, questo è l'argomento che lasciamo alla fine e ne parlerò. Vi dico la mia su Henderson. Il giocatore a livello tecnico-tattico è indiscutibile. Bravo, viene a fare il professore, eh? Cioè, se viene alla Juve a centrocampo, viene e fa il professore. Per l'esperienza che ha. 6 mesi fa era capitano del Liverpool di Klopp. Per cui credo che i nostri ragazzi abbiano tanto da imparare da Jordan Henderson. Tanto, tanto, tanto. Può fare da chioccia, la sua esperienza può essere messa a disposizione di una squadra che ha una stagione impegnativa sul piano del campionato, che se punta effettivamente a dare fastidio all'Inter, beh, Jordan Henderson è qualità, esperienza, ha tutte quelle qualità che servono, ok? Per completare anche il roster della Juve, liberando magari Locatelli come mezzala, eccetera. Due dubbi, uno legato alla sua motivazione, perché il rischio di questa operazione, un po' come Di Maria, è che con questi contratti a breve termine i giocatori non sposino pienamente la cosa Juve. Ed è il mio timore più grande. Non discuto il valore tecnico-tattico. Lui arriva, se con la testa giusta mette a posto tutto. Come poteva essere Di Maria. Di Maria è il giocatore che in attacco, con la testa giusta, si adatta facilmente al contesto squadra, alla città, eccetera, incide, perché ha le qualità per incidere, per decidere, per impattare alla grande. Henderson ha quelle caratteristiche là, però la differenza sta qua. È un'ottima opportunità sul piano economico. Parliamoci chiaro, quel carico d'esperienza, di bravura, a quelle cifre è cosa rara. Per cui prestito a zero, ingaggio molto basso, ci sono delle buone possibilità economiche. La Juventus probabilmente nel rapporto qualità-prezzo vede in Jordan Henderson la massima espressione. Un giocatore che è difficile da battere da quel punto di vista, qualità-prezzo. Però è un mediano. Se viene a fare il mediano, a me non dispiace alla Juve, per carità. Sarebbe bello in aggiunta un altro centrocampista. Per cui è l'operazione, io la approvo totalmente, no. 33 anni, non so con quale testa viene, eccetera. Il valore però
di Jordan Henderson non lo discuto minimamente, zero, non metto nulla in discussione. È il centrocampista che servirebbe a questa Juve, è molto centrocampista da Allegri, ecco, non so se capite bene quel che intendo, centrocampista perfetto per Allegri. Però aggiungo anche, al di là delle motivazioni che può avere se viene alla Juve, si mette a disposizione, sposa la causa, si sbatte, ha voglia di trasmettere qualcosa, ha voglia di lasciare un lascito alla Juventus, ecco, al di là di queste perplessità che posso avere sulla sua disponibilità, tal senso, c'è da dire che a livello economico è un'operazione perfetta per essere un'operazione di gennaio da mercato di riparazione, perfetta. Poi io sono combattuto, cioè nel senso, sì, bene, ma viene con la testa giusta? Questa è la mia più grande paura, che non è da sottovalutare, ed era anche la grande paura che avevo con Di Maria, cioè questo qua viene, fa il mondiale, poi, cioè insomma, avevo dei dubbi anche là, per cui credo che sia lecito averli, scusate ragazzi l'allergia, la mattina betulla del cacchio, cioè non si discute il valore, però la mia più grande paura è quella là, la motivazione, la voglia, vediamo. La domanda più bella è: Henderson blocca Samardžić, nel senso mette fine a quel discorso là? Per me no, perché la Juve secondo me stava già lavorando in ottica a giugno, fin dal principio. Il ragazzo voleva venire alla Juventus già, o comunque voleva trasferirsi dall'Udinese subito a gennaio, ma se avrà pazienza a giugno potrà trasferirsi con molta calma e vediamo cosa succederà. Fatto sta che può essere anche questa manovra, questo nome Jordan Henderson, per mettere un po' di pepe al culo anche ai genitori, al genitore, al padre di Samardžić, per trovare una quadra subito, perché ormai pare tutto saltato e pare tutto fatto per Traoré al Napoli. Quindi il Napoli si tira fuori da quella situazione. O il discorso viene rimandato a giugno o il padre di Samardžić viene incontro. Però la difficoltà maggiore sta nel mettersi d'accordo con l'Udinese, perché per questioni di indice di liquidità e altre mille questioni la Juve sta cercando una formula creativa per bloccare il ragazzo a giugno, e invece per gennaio bisognerebbe fare qualcos'altro in più. Poi vediamo cosa succede, eccetera. Però secondo me questa pista qua, Henderson, è nell'immediato, eccetera. Magari a gennaio non arriva Samardžić, però lo si può prendere per giugno, lo si può bloccare e si possono fare altre cose. Salvo ovviamente non esca qualcun altro dalla Juventus. E là bisognerà fare poi delle altre valutazioni. Che dire ragazzi, il mercato è matto, i nomi escono, bravo Giuntoli a lavorare su mille tavoli, confondere, portare a spasso, possono esserci anche queste strategie ragazzi. Parlo di Henderson e sto chiedendo per altro, non c'è, qua non c'è da dare nulla per scontato, questo è. Scusate, ho fatto questo video a fatica, adesso mi ripiglio, vi mando un forte abbraccio belli, e sempre fino alla fine, forza Juve.